Benvenuti ad una nuova edizione di Angri TG, il settimanale di informazione dedicato alla città di Angri. In questa edizione, Consiglio Comunale a pochi giorni dal voto. L'ultimo Consiglio Comunale del Sindacato Mauri si terrà martedì 26 maggio alle ore 19.30 presso la Casa del Cittadino. A 5 giorni dalle elezioni amministrative, il vicepresidente del Consiglio Comunale, Marcello Ferrara, ha convocato l'assise cittadina. Dunque spiccano in particolare le questioni inerenti il richiamo della Corte dei Conti per la situazione finanziaria del Comune e l'approvazione del conto consuntivo dell'Angri Ecoservizi. Angri Ecoservizi, 18 assunzioni e scarsa trasparenza. Altri 18 operatori sono stati assunti a tempo determinato presso la società Angri Ecoservizi. I nuovi assunti hanno preso servizio lunedì mattina e resteranno in forza all'azienda di Via Stabia per 15-20 giorni, lavorando con un contratto che prevede la formula full time, 6 ore lavorative al giorno. Ai nuovi dipendenti sarà corrisposta una retribuzione che si aggira intorno ai 700-800 euro per il periodo di lavoro, che in ogni caso non dovrebbe superare i 20 giorni lavorativi, con la possibilità però di vedersi prolungato il contratto secondo le indicazioni fornite dal management dell'azienda. La selezione dei lavoratori ingaggiati dall'Angri Ecoservizi è stata assicurata ancora una volta dalla società di lavoro interinale Tempor, in attesa di ultimare l'iter concorsuale che dovrebbe portare all'assunzione di altri 17 dipendenti con varie mansioni. E intanto scoppia la polemica sulla trasparenza del portale dell'azienda di Via Stabia, che registra l'assoluta mancanza di notizie relative al personale, all'organizzazione, ai provvedimenti emessi, le consulenze e i collaboratori, a mancare anche i bilanci. L'ultimo comunicato stampa aziendale risale al 2012, mentre sono appena 4 i bandi ed i concorsi. Sicurezza, scatta l'allarme in città. Si avverte un clima di tensione e preoccupazioni nella cittadina angrese, questo dovuto al susseguirsi di una serie di furti nelle case, scippi per le strade e altri strani episodi. Gli episodi si sono manifestati sia in Angri città che nella periferia, creando non poca paura. La gente non si sente sicura nelle proprie case, come per strada dove si sono verificati scippi in pieno giorno. Vengono rotti i vetri di auto per portare via un semplice stereo navigatore, oggetti di poco valore. Il loro urlo è rivolto all'amministrazione, a chi di competenza, chiedono più sorveglianza e sicurezza. In questo periodo di crisi, dove i malviventi sono stimolati di più a compiere questi atti, perché non essendoci lavoro e una prospettiva di lavoro, pur di guadagnarsi questi soldi, sono istigati a rubare per poi rivendere. Angri ha bisogno di tutela e sicurezza. Ogni cittadino deve poter avere la tranquillità sia quando sono presenti nelle loro abitazioni, sia per le strade. Non basta loro le strade asfaltate, le nuove luci a LED e una villa ben tenuta. Chiedono di più e sperano di essere ascoltati. Basket. I grigiorossi cadono ad Ercolano. Sabato la finalissima ad Angri. Non è riuscita l'impresa dell'Angri Pallacanestro, la promozione in C passa per gara 3 con Ercolano, che è riuscita a pareggiare il conto delle partite dopo la sconfitta subita al Pala Galvani in gara 1. Una palestra aggremita con numerosi sostenitori al seguito ha visto confrontarsi due squadre diverse che hanno dato vita ad una partita da due volti, con l'Angri che nei primi due quarti è riuscita a stare in campo, ad imporre il tasso tecnico superiore, ad accumulare un vantaggio di più 9, poi recuperato prima dell'intervallo lungo. Al ritorno in campo un'altra gara, con Ercolano che passa alla difesa zona e mettendo in crisi gli angresi, che chiudono sul 63 pari il terzo periodo, ma cedono alle provocazioni e al nervosismo nel quarto, con l'espulsione di Nocera e l'uscita di scena dell'americano Robbie Lewis per quinto fallo.
Alla fine tutto facile per Recolano, che guadagna gara 3 con l'Angri, che potrà sfruttare ancora il fattore campo cercando di guadagnare la C sabato prossimo alle 19 in un pala Galvani che si annuncia gremitissimo. Celebrazioni per l'alzata del quadro. Un mese alla festa e la città si ritrova intorno al suo santo patrono, alla sua immagine, alla sua costante benedizione che si riversa sulla città lungo tutto un anno. Il 24 maggio Angri fa festa, ogni strada, ogni rione, ogni cortile alza il quadro. Un evento particolare che diventa speciale per gli angresi legati visceralmente al Battista e alla collegiata. Chiesa madre vestita a festa per la cerimonia eucaristica prima della solenne processione. Un momento di preghiera e di fede con la comunità cristiana raccolta nelle storiche navate a seguire la cerimonia eucaristica officiata da Don Enzo Leopoldo. Poi l'uscita dalla chiesa del quadro benedetto per l'inizio del cammino processuale con la città in attesa nelle strade e nei vicoli per dar luce al quadro che illuminerà i 30 giorni che separano la città dalla festa patronale che si svolgerà dal 24 al 30 giugno. Una festa religiosa di grande partecipazione popolare, dove la fede secolare nel Battista richiama in città gli emigranti, residenti delle zone rurali, ma anche i cittadini dei paesi limitrofi e delle zone un tempo appartenenti al comune di Angri, Bagni e Ortaloreto, per un legame con la terra madre mai finito. La Santa Messa domenicale alle 6:30 del mattino per l'uscita della statua, la pellegrinazio che si concluderà il lunedì sera con la processione e la benedizione con le reliquie del Battista. Eventi seguiti da non meno di 20.000 fedeli che in preghiera accompagneranno in collegiata la statua del Battista, una festa di fede popolare che va difesa e rivalutata. E anche per questa edizione è tutto, vi ricordiamo che per qualsiasi segnalazione potete scrivere all'indirizzo tgredazione@gmail.com. Appuntamento alla prossima edizione di Angri TG, l'informazione a portata di web.